aeronautica. Siamo già al terzo anno, una vera e propria opportunità per i ragazzi. Sì, per fortuna siamo già al terzo anno, abbiamo già circa 60 ragazzi, avremo i primi diplomati quest'anno. Un'opportunità perché il mondo del lavoro ormai, diciamo, il mondo aeronautico è in continua evoluzione. Avremo prossimamente circa 16.000-18.000 posti in tutto il mondo e cerchiamo di mandare qualcuno dei nostri in questi posti. Abbiamo due ragazzi che hanno fatto il corso da steward e sono stati in Spagna 3 mesi. Attiveremo i corsi di paracadutismo da marzo. Stiamo attivando i corsi di volo VDS, volo da diporto sportivo, questo avverrà anche da marzo, e quindi cerchiamo di dare il massimo a questi ragazzi, sempre dando una preparazione scolastica di base che gli darà la possibilità eventualmente di continuare all'università. I ragazzi sono entusiasti e diciamo che stiamo avendo un buon riscontro. È un indirizzo ancora poco conosciuto qui in Calabria, siamo l'unica scuola, diciamo, che ha tutti e 3 gli anni completi in Calabria. Insegniamo anche meteorologia, che serve sia nel campo nautico che aeronautico, e controllo del traffico aereo. Stiamo aspettando il riconoscimento dell'ENAC, Ente Nazionale Aviazione Civile, che ci darà l'opportunità, appena diplomati, di poter partecipare ai concorsi per i servizi del traffico aereo. Questo è un indirizzo che potrebbe realmente aprire l'indirizzo professionale di molti giovani, bisogna soltanto attendere, quanto è molto nuovo. Stiamo attendendo degli accordi con la Regione e pure con, diciamo, il Ministero, se riusciamo ad avere qualche fondo in più per poter avere proprio la possibilità di diplomare i nostri ragazzi con un brevetto di volo, in modo tale da poter entrare direttamente nelle compagnie aeree già a 19 anni, 20 anni e essere secondo. Il pilota è un bellissimo lavoro, una professione che è molto remunerata, però chiaramente è un lavoro molto professionale. Questo indirizzo si è alzato in volo, adesso stiamo tracciando una rotta e cerchiamo di andare il più lontano possibile. Professore Vega, questo è il mondo visto da un'ottica completamente diversa? Sì, diciamo che qui abbiamo i piedi per terra e la testa fra le stelle. È un sistema che ancora oggi è valido per determinare la posizione in mare, perché sebbene oggi sulle navi e comunque la navigazione è basata su strumentazione elettronica, il vecchio cielo, il vecchio metodo astronomico ancora serve, quindi conserva sia il suo fascino che la sua utilità. Questi sono i famosi giorni in cui l'Istituto Nautico apre le sue porte al territorio, alle famiglie, perché questo è tempo di scelte. Perché fare questa scelta? E questo è il periodo dell'orientamento scolastico. Noi cerchiamo di far capire ai crotonesi e non solo il valore dell'offerta formativa di questo istituto, che è unico in Regione Calabria. Unico non come nome, unico per organizzazione, per struttura, per capacità professionale, per possibilità che vengono offerte ai ragazzi, per dotazione didattica, che è sicuramente di primo ordine, che si aggiorna compatibilmente con le risorse economiche mese per mese. Questa scelta può portare, in un modo ragionato, ad avere delle opportunità un po' diverse, una spendibilità diversa e reale di quello che è il diploma. Non trascurando che comunque il nostro diploma consente l'accesso alle facoltà universitarie. Io stesso ne sono una testimonianza, sono frutto di questa scuola, ex alunno di questa scuola, ho laureato e oggi docente convinto di questa scuola. E lo vorrei dire, io ho mio figlio in questa scuola, per cui ci credo fermamente in questa offerta formativa.